un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio. Antonio De Leonardi, ciao, ciao a tutti. Ciao Antonio, dunque siamo di nuovo alle prese con un Pescara che è caduto anche a Lucca. La mania del cambio di Auteri o c'è dell'altro secondo te in questa sconfitta per 2-1? Come direbbero i latini, memento Auteri sempre. No, purtroppo è una costante dove dall'inizio del campionato, insomma Auteri purtroppo... La squadra che lui ha costruito con ritocchi imprevisti di giornata in giornata sta arrivando a capolinea, nel senso che è sfumata questa possibilità di arrivare, di chiudere la stagione al terzo posto, che avrebbe dato qualche chance in più nei playoff. Ora è a 5 punti da Cesena. E quinto in classifica, insomma è stata un'altra pagina negativa, insomma una partita in cui Pescara già ha perso la partita già nel primo tempo, 2-0, tra l'altro costruendo pochissimo, ha avuto solo un'occasione con Ferrari, però dopo alla lunga sì, proprio Ferrari ha riaperto un po' la partita, ma è finita lì, è stato veramente una brutta partita. Tra l'altro quando il tecnico, quando spiega le sue scelte, è sempre un po' cervellotico, nel senso che è difficile essere sulla stessa lunghezza d'onda. Questa è una costante che dura oramai dall'inizio del campionato. Niente, bisogna andare avanti e vedere che può succedere nei playoff. Sicuramente è una squadra che ci arriva male, insomma questo è il problema, perché insomma si aspettava che magari negli ultimi due mesi di campionato ci fosse un cambio di passo, come è, credo, nelle possibilità di questa squadra, che sicuramente ha realizzato molto meno di quello che vale, e questo credo che sia la colpa di Auteri, perché insomma questa è la squadra che non ha mai convinto, ha avuto dei momenti ma ha fallito le occasioni più belle, quindi insomma è stata veramente una giornata negativa che probabilmente insomma porta il Pescara a finire la stagione non come aveva desiderato, insomma è stata un'ennesima delusione. Partita brutta e risultato peggiore, direi. Sì, anche perché insomma verrebbe da dire che non basta una Ferrari per evitare, diciamo, di arrivare subito al capolinea. Ma certo, tra l'altro tieni conto che Ferrari è il vice capocannoniere del girone, l'attaccante che ha segnato di più da Pescara, eppure nel corso della stagione è stato spesso messo in discussione dal tecnico, insomma all'inizio non giocava mai, entrava solo dalla panchina. Nel girone di ritorno ha avuto diverse esclusioni che hanno fatto discutere, insomma, quindi certo la gestione di questa squadra secondo me è stata fallimentare da parte del tecnico, al di là del valore che possa avere la squadra. Adesso la classifica in questo momento è impietosa, nel senso che tra l'altro mancano 3 partite alla fine del campione, della prima fase del campionato, poi ci saranno i playoff, però insomma affrontarli cioè dal terzo posto avrebbe garantito comunque di saltare il primo turno, adesso insomma è ancora più difficile, mentre invece vediamo che altre squadre crescono, ho già parlato del Padova di Oddo che insomma è rientrato addirittura in partita col suo Tirolo che sembrava dominare il campionato, adesso le distanze sono riavvicinate e c'è tra l'altro un confronto diretto col Sud Tirolo che potrebbe decidere il campionato. C'è la regione C, intanto il Bari è tornato finalmente in Serie B. Sì, eccoci Antonio. Sì. Si diceva... Dimmi. Dicevi del Bari che è tornato insomma finalmente in Serie B e se ne intende di, come dire, di grandi che arrancano in Serie C il Bari, insomma. Ma certo, è difficile, questa è la specie di girone infernale, andare in C e uscire è quasi veramente un eternal, con di più con questa formula dei playoff in cui 28
squadre dovranno giocarsi un solo posto, cioè andranno, vanno su solo le prime dei tre gironi, poi ce ne sono 28 che... Eccoci Antonio, sì. Eccoci, sì, ti sentiamo un pochino a tratti, per purtroppo le linee telefoniche non sempre sono, come dire, ottimali. Dicevamo appunto di questo campionato di Serie C che è molto molto equilibrato, che appunto vede anche delle grandi squadre come il Bari, ma lo stesso Palermo, insomma, arrancare per anni nel tentativo di appunto tornare poi in Serie B, e il Bari è la dimostrazione di quanto sia difficile, insomma, tornare in auge, e quest'anno invece la squadra pugliese ci sta riuscendo con un campionato, insomma, che sta impressionando, e che però diciamo dimostra anche quanto non ci sia poi in fondo da stupirsi per le difficoltà che invece sta riscontrando il Pescara, perché il Bari sta sì impressionando quest'anno, ma da svariati anni milita in Serie C, e quindi ha delle è la dimostrazione, insomma, di quanto questo campionato sia decisamente equilibrato, soprattutto, come diceva il collega Antonio De Leonardis, con questa formula che prevede dei playoff molto ampi, con la partecipazione di numerose squadre, perché sono playoff che praticamente mettono insieme tutti e quattro i gironi, e che insomma saranno anche molto lunghi, perché prevedono vari turni con incroci, come dire, niente male. Basti pensare che molto probabilmente ai playoff ci sarà anche il Foggia di Zeman, tanto per citare una squadra. Eccoci, è tornato in linea con noi Antonio. Antonio, dicevamo del Bari, che appunto la dimostrazione delle difficoltà di questo campionato, e questo ci sarebbe anche da aggiungere che ai playoff probabilmente ci sarebbe anche il Foggia di Zeman, tanto per citarne uno. Sì, tra l'altro ieri ha pareggiato il Foggia, però sta tenendo un ruolino di marcia eccezionale. Nelle ultime precedenti partite ha segnato 5 gol a partita, insomma è solito. Pur non avendo grossi talenti, voglio dire, come scopo capitò qui a Pescara, ci ricordiamo bene, è una squadra che gioca, che crea occasioni, e sta andando fortissimo, insomma, quindi potresti anche trovartelo sulla strada, e che non sarà un'impresa, voglio dire, tra una squadra che gioca e un'altra che non gioca, sai, difficile poi spuntarla. Sì. Però voglio dire, comunque resta un terno all'otto. Sicuramente il Pescara ci arriva male, questa è la cosa che dispiace, che soprattutto delude, perché rispetto alle aspettative che ci sono state per mesi. Sì. Invece in Serie A, diciamo, la lotta per lo scudetto possiamo definirla una questione a due Milan-Inter, o c'è ancora qualche altro incomodo? C'è il Napoli che ha vinto, pur non meritando, ha vinto a Bergamo con l'Atalanta, e in questo momento alla pari del Milan, insomma, è sicuramente una squadra che ha grandi possibilità, perché come organico credo che sia a livello da scudetto il Napoli. L'Inter si è rilanciata, ci sarà stato questo blackout dopo quel derby col Milan, perso in maniera incredibile negli ultimi 10 minuti, e adesso si è ripreso proprio vincendo a Torino. Insomma, a Torino l'Inter non vinceva da più di 10 anni, l'ultima c'era riuscito l'ultima volta con Stramaccioni, insomma stiamo parlando di un periodo molto lontano. Certo, è stato un derby d'Italia, insomma, probabilmente sottotono, ma insomma c'è stata battaglia, alla fine ha deciso un calcio di rigore, tra l'altro ripetuto di Calhanoglu, perché il primo l'aveva parato, però c'era un giocatore della Juve che era entrato in area prima del dovuto. Sì. Insomma, l'Inter comunque sta lì, adesso ha ancora una partita da recuperare col Bologna che oggi affronterà nel posticipo il Milan. Ricordiamo, insomma, quello che sta capitando a Mihajlovic, che insomma frenato di nuovo dalla malattia, ma davvero facciamo tutti il tifo per lui. Esatto, sì, facciamo il tifo, anche perché come ha superato la prima volta,
ricordiamolo, insomma, è stata veramente quella una grandissima impresa umana, direi, sì, da parte di Mihajlovic. Quindi vediamo stasera che succede tra Milan e Bologna, se dovesse inciampare il Milan, che pure sta in grandissima condizione, insomma, si riprebbe, diventerebbe sempre una lotta a tre, tutta da vedere, insomma. Nelle altre più giù si sta rilanciando più che mai la Roma di Mourinho, che ha vinto di nuovo, è arrivato al quinto posto, insomma è un altro personaggio che rientra atteso, che rientra nel giro, anche se insomma l'unica possibilità è quella di arrivare insomma in Europa. Ricordiamo pure che la Juve, insomma, con Allegri c'era stato questo filotto di 16 partite senza sconfitta. Probabilmente un po' ha pesato alla Juve la prova col Villareale, cioè questo che non si aspettava nessuno, quella batosta in Champions, che un po' credo che abbia un po' frenato questa corsa dei bianconeri. Sicuramente sì. Poi comunque ieri sera c'è stata una partita molto equilibrata, ricordiamo anche il palo nel secondo tempo, insomma è un Inter ritrovata secondo te? Ma ritrovata credo non ancora, perché intanto mancano sempre l'appello Lautaro e Dzeko, che sono un po' i punti chiave di questa squadra, che insomma gioca, almeno anche all'inizio ha giocato tantissimo, però trovando poco, insomma Lautaro è fermo da parecchio, lo stesso Dzeko in fatto di gol, quindi non è ancora credo l'Inter che avevamo visto qualche mese fa, insomma, quando in effetti sembrava dovesse dominare il campionato. Adesso è in ripresa, però sai, poi in finale è tutto da vedere, però insomma in questo momento credo che la favorita sia senz'altro il Milan, che appunto dipende molto anche da questa partita di stasera. Poi la prossima ora ci sarà un Torino-Milan, magari quella sarebbe un'insidia particolare per il Milan, però credo che sia la squadra che sta viaggiando con vento in poppa, anche con entusiasmo, insomma, e questo credo che conti molto in un finale di stagione. Eh sì, assolutamente, insomma. E invece che momento è nel basket abruzzese, Antonio? Ma guarda, ieri c'è stata l'imprevista caduta del Roseto in Beacon, praticamente per Sarriete è stato agganciato in vetta, mentre invece c'è stato il rilancio della Luxidier di Nadur, che è tornata a vincere dopo tantissimo tempo, è sempre lì in fondo alla classifica, però è un segnale importante. Invece nella C-Gold, insomma, continua la marcia dell'Amatori, che ha blindato il primo posto praticamente, vincendo, travolgendo Riserti nell'ultima partita, e questo sicuramente chiuderà questa seconda fase del campionato al primo posto, in attesa degli scontri decisivi che ci saranno nella terza fase. È andato bene il Pescara, che ha vinto in casa con l'Aquila, però credo che la cosa in particolare c'è la Micacci, che praticamente si è qualificata per la finale scudetto col Cantù, insomma questa è un'altra impresa. La Micacci oramai da anni è ai vertici del basket in carrozzina e si è confermata pure quest'anno, insomma si giocherà lo scudetto e credo che sia una grande impresa. Sì, tra l'altro contro una grande, insomma, del basket in generale, del basket in carrozzina in particolare. Certo, è stata veramente un'impresa quella di arrivare in finale, però con Cantù, anche questo è una forza del campionato, credo che ci sia stato già in passato uno scontro con Cantù, una delle sicuramente la più forte nel giro, però insomma nello sport mai dire mai, e poi la Micacci, insomma, anche se ha un percorso importante in questo campionato. Eh sì, ha tutte le carte in regola per farcela. Antonio, che effetto ti ha fatto vedere Pescara colorarsi, insomma, di atleti per il Vivi Città, insomma, una manifestazione che è tornata finalmente, verrebbe da dire? Sì, ma certo, è sempre bello, perché quando si fa per lo sport, soprattutto per lo sport, per l'atletica,
la corsa, insomma, che interessa un po' tutta la città. Sempre sono queste manifestazioni che fanno bene, direi, perché si riaprono un po', soprattutto la domenica. Insomma, oramai Pescara è abituata a questo tipo di manifestazioni, è sempre bello vederlo, diciamo. Ecco, invece per quanto riguarda il calcio a 5, che momento stiamo vivendo? Ma guarda, il calcio a 5, insomma, il Pescara, vincendo col Petrarca Padova, è al sesto posto in classifica, quindi credo che abbia blindato i playoff, e questo credo che fosse un po' l'obiettivo di una squadra che, come sai, insomma, ha dovuto rivedere i suoi obiettivi dopo l'abbandono da quel sapone, però partecipare ai playoff è già molto importante. Mentre in campo Cremonite c'è stata la sconfitta del Pescara col Falconara, mentre invece è andato bene il Tiki Taka, che insomma in classifica è sempre ai primi, una parte alta della classifica, quindi diciamo che comunque è sempre un buon momento. Poi direi la pallanuoto, c'è la conferma del Pescara che ha battuto la capolista Salerno per 12-9, quindi insomma, facendo capire che ha grosse possibilità di lottare per questa promozione. Tra l'altro il quinto successo in 6 partite, per cui insomma è una squadra che ha grossi valori. Mentre il club acquatico comunque ha pareggiato con Santa Maria Capovetere fuori casa, anche se sta facendo un buon percorso. Insomma, voglio dire, pallanuoto, basket e calcio a 5, credo che ci siano considerazioni positive da fare, voglio dire, soprattutto per quel che riguarda le compagini abruzzesi. Eh sì, e forse il calcio, quello a 11, dovrebbe trarre qualche spunto di riflessione. Purtroppo questa è la nota stonata di questa stagione. Insomma, si pensava che dovesse essere la stagione del rilancio dopo questa imprevista caduta in Serie C, e invece purtroppo ha regalato solo delusioni, anche perché le aspettative erano altissime. Molti pensavano che potesse essere quasi una passeggiata, una squadra come il Pescara arrivare comunque a lottare per la promozione, invece, come dicevi pure tu, insomma, Serie C, l'esempio del Bari è fin troppo lampante, ma a parte il Bari, insomma, ci sono, che tanto ce l'ha fatta dopo 4 anni, però nel giro ci sono tantissime squadre, che vuol dire il Padova che sta lottando nel girone A, certo. Il Catania che è quasi metà classifica, insomma le grandi piazze fanno fatica poi a rialzarsi, perché chiaramente c'è troppa differenza anche sul piano economico per allestire una squadra che sia competitiva, ma soprattutto la formula, sai, sono adesso i playoff saranno 28 squadre per un solo posto, perché voglio dire è molto più di un turnerlotto, perché veramente è una cosa difficile, dipende da come ci arrivi. Il problema è che appunto che Pescara ci sta arrivando male, questo che dispiace. Sì. E allora noi tra 7 giorni saremo di nuovo qui a raccontare, speriamo, vicende un pochino più allegre per quanto riguarda il Pescara. Il Pescara giocherà con Grosseto ultimo in classifica, quindi insomma dai, speriamo bene. Speriamo bene, sì. Okay. E allora un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio. Antonio Leonardi, ciao a tutti, ciao.